In questo momento, nel 2013, noi stiamo consumando 135 kg di frutta a testa, pro capite. 135 kg sono circa 300, neanche 300 grammi di media al giorno, quindi siamo molto molto al di sotto di quello che, oltre il buon senso, ma anche l'OMS ha dimostrato, e tutti i nutrizionalisti dicono che bisogna stare almeno sopra i 400 grammi, siamo molto al di sotto di questo. E non mi si venga però a dire, come spesso accade, che c'è il problema della crisi, perché purtroppo uno dei bersagli spesso è l'ortofrutta, perché quando c'è un problema di crisi, voi spesso che voi giornalisti fate una bella schermata sull'ortofrutta, magari campo di fiori, no? Fa vedere l'ortofrutta anonima, aumentano i prezzi e si vede l'ortofrutta. E quindi si immagina che nell'immaginario collettivo che l'ortofrutta è cara. 130 kg, una cosa veramente molto poco scientifica, ma credo efficace. Cosa spendiamo? 2 euro al chilo, sono 250 euro all'anno che lo spendiamo per ortofrutta. Eccoci qua, finalmente in compagnia del Presidente Una Proa. Grazie Presidente per essere con noi. Intanto noi dobbiamo ricordare ai nostri videoascoltatori che Una Proa bissa questa campagna dei 5 colori della vita, 5 colori del benessere. Quindi per il prossimo triennio, 15-18, siamo di nuovo riconfermati. Quindi quali sono i programmi in vista di? Siamo ancora vivi, vivaci, e questo è un bel segnale. Grazie alla frutta! Grazie alla frutta, e molto sani. È una cosa molto molto bella, perché innanzitutto vuol dire che la comunità europea ha riconosciuto, come il governo italiano, che abbiamo fatto una cosa buona negli 3 anni precedenti. Nonostante evidentemente le risorse sono veramente limitate, questo ne siamo consapevoli, questo però ci sprona ad essere ancora più intelligenti e efficaci nel cercare soluzioni di comunicazione e di informazione ancora più efficienti a basso costo. Questo è ovviamente indispensabile, però è una cosa molto bella, e anche oggi abbiamo potuto constatare con questa bellissima conferenza stampa anche questa idea di coinvolgere il mondo in questa iniziativa del ciclo del benessere. È una cosa che a me piace veramente tanto, perché abbiamo in questo paese dei prodotti assolutamente straordinari che abbiamo bisogno comunque di far conoscere in tutto il mondo. Nell'anno dell'Expo, che evidentemente abbiamo tenuto in considerazione nella programmazione di questa campagna di perlomeno del 2015, non potevamo non fare riferimento anche a tutto il mondo che ci guarda con grande affetto, attenzione, curiosità e desiderio. E quindi abbiamo impostato quest'anno concentrandoci su questa cosa, perché vale per l'Expo nel senso proprio fisico, certo, di Milano, ma vale per l'Expo come sostanzialmente come movimento che ha mosso molti di noi in questo paese verso una tematica che altrimenti, se non ci fosse stata, probabilmente saremmo tutti molto più fermi. E quindi anche un valore importante per tutti i nostri associati che hanno avuto l'occasione di darsi un po' più da fare rispetto agli altri anni. Questo è partito sicuramente da voi, io vi ho seguiti dall'inizio, da quando facevate frutta e verdura nelle scuole, quindi c'è stato veramente da parte vostra un grande grande impegno. Lei, durante il suo passaggio nell'intervento come relatore principale, ha evidenziato come questo sia un po' il paese dei grandi convegni ma dei piccoli progetti realizzati. Voi però in questo invece siete stati bravi, siete un po' l'eccezione che conferma la regola. Dunque parliamo di questo progetto che lei ha definito tra virgolette piccolo, perché circoscritto a Milano, ma del mercato urbano. Anche questo ha dato un forte impulso, con 500.000 visitatori in un anno, a consumo di frutta e verdura, perché esistono dei corner predisposti. Assolutamente. Guarda, è stata un'esperienza che questa veramente bella, ma anche umanamente, perché è nata proprio anche, come capita spesso nella vita, dall'incontro di due persone. Bravo. Perché succede così, cioè succede che se quando uno è attento a quello che gli sta intorno coglie anche delle occasioni che altrimenti non coglie se non è attento alle cose. Quindi l'incontro con Andrea Rasca, che è un personaggio che conosce bene, io avevo il problema quando durante questo 2015 che si doveva parlare di internazionalizzazione, avevo la preoccupazione che veramente i miei associati capissero cosa vuol dire internazionalizzare, che non è esportare, sono due concetti diversi. Internazionale è un problema culturale e l'esportazione è un problema tecnico, operativo. E poiché sono, come dire, con molta umiltà convinto comunque che abbiamo tutti noi bisogno di capire cosa vuol dire internazionalizzare, e per capire l'unico modo è fare e guardare, non c'è altro modo per capire, per conoscere, se non guardare. Quindi dall'incontro con Andrea, che abbiamo fatto un'assemblea, normalmente le assemblee sono tutte fatte dove va la politica comunitaria, il professore che spiegano, l'anno dopo si ripete dove è andata, dove andrà il prossimo anno.
E quest'anno ho voluto un po' cambiare le regole del gioco e ho invitato Andrea Rasca per quanto riguarda quello che abbiamo potuto verificare anche oggi. È un altro personaggio in inglese che è comunque un conoscitore di Google e del mondo del digitale, perché anche questa è un'altra frontiera sulla quale non possiamo non essere attenti agli sviluppi, perché se fra qualche anno non capiamo che il digitale condizionerà tutta la nostra parte anche commerciale, bravo, siamo fuori dal mondo. E quindi anche se oggi sembra, ma poi neanche tanto sembra, è una cosa strana, noi dobbiamo cominciare a preoccuparci che questa sarà la modalità con cui venderemo nel mondo, e quindi questi due soggetti, da una parte il digitale, da parte il mercato metropolitano attraverso Andrea Rasca, cosa vuol dire internazionalizzare, e sono stati i due cardini di questa assemblea. E però l'anno scorso abbiamo fatto il mercato metropolitano, non è che abbiamo rimandato il prossimo convegno, l'abbiamo fatto, e quindi tutti possono venire a vedere, possono anche criticare, possono anche dire tutti, perché capisco che anche mescolare la frutta col salame e con le costine e con gli altri prodotti, col risotto, sembra quasi strano, ma io devo per forza mettere la frutta in un contesto più ampio, anche dal punto di vista alimentare, cioè. Io non voglio fare il ghetto, non voglio far diventare l'ortofrutta una medicina, come ho detto, è una cosa bella, una cosa che fa parte della nostra tradizione gastronomica e culturale, ma deve essere inserito, cioè, prosciutto e melone. Ci vuole il melone, ma ci vuole anche il prosciutto. Come noi dobbiamo, come dire, anche noi produttori, non essere islamici, come dire, schematici, molto rigidi nelle cose, ma essere aperti anche a essere contaminati da altre. Per cui il mercato metropolitano è proprio tutto questo. La rigidità non paga. E poi, Presidente, lei mi insegna che chi non rischia, solo chi non rischia non viene criticato. Chi rischia può anche essere criticato, ma questo va bene, le critiche costruttive. Lei è una di quelle poche persone, lo dico veramente con estrema onestà, mi conoscono perché dico le cose fuori dai denti, che ha la visione. Lo ha dimostrato anche, per esempio, con questa veicolazione del messaggio, il giro del mondo in cinque colori, chiamando in causa cinque chef a livello internazionale. Ecco, veicolare attraverso le persone, come avete fatto quando avete investito nei mezzi di comunicazione, quanto è importante che una persona, proprio una risorsa umana, diventi veicolo di diffusione di un messaggio? Io non so se sono visionario o se sono, però certamente cerco di conoscere, di attornarmi di persone intelligenti, questo è quello che spero di fare, anzi se più sono più, veramente molto più intelligenti di me, io ho bisogno di avere confrontarmi con persone brave, e poiché è pieno il mondo di persone brave, il mio compito è soltanto andare a cercarle e scegliere, quindi devono essere assolutamente più brave di me, per cui il rapporto anche personale con questi chef, per esempio, esatto. E cosa è venuto fuori da oggi? È venuto fuori che li inviteremo al mercato metropolitano, da lì nascono percorsi di crescita, di sviluppo, anche economici, perché non si può immaginare che un'economia sia completamente slegata dai rapporti, non esiste, è proprio fuori dalla storia, è un concetto che non esiste, i rapporti sono il fondamento di tutte le cose, compresi i fatti economici, per cui io, il mio compito è questo sostanzialmente, da presidente io non ho grandi compiti, sono quello di scegliere le persone che possono essere più brave di me, che possono indicare una strada che possa essere utile ai miei soci, questo è il mio compito. Io chiuderei guardando al 2018, no? Che sarà l'anno poi di riconferma ulteriore di questo meraviglioso cammino. Allora, dalla fine di Expo, quindi ottobre 2015 fino al 2018, lei, che ribadisco ha la visione, ecco, che cosa vede nel futuro di frutta e verdura nel consumo in Italia per quanto riguarda noi italiani, che già le cose sono migliorate grazie anche alla vostra sensibilizzazione. Adesso quest'anno la campagna è ovviamente targata e indirizzata sull'evento che è l'Expo. Nei prossimi anni io credo che il tema dell'educazione proprio dei nostri figli è ormai quello che sta più a cuore, perché i dati sono veramente, perché bisogna leggere i dati, perché non si possono inventare le cose, si guardano i dati e dai dati si scelgono le soluzioni. Se la storia mi dice che chi consuma 5 volte al giorno la frutta e verdura forse è qualche 65enne, ma certamente non i ragazzini di 10 anni, e se mi dicono che nei primi 5-6 anni un bambino impara la sua dieta, la impara in quei 5-6 anni, io credo che il lavoro da fare è lì. È certo che bisogna avere la prospettiva lunga, che è quello che manca in questo paese, che tutti aspettano le prossime elezioni per decidere e fare con un hanno bisogno di tempo, per cui non abbiamo problemi, perché non abbiamo grandi ambizioni, sono quella di fare delle cose giuste e oneste. Io sono convinto che dovremmo lavorare su questo tema, educazione, genitori da una parte e bambini e ragazzi dall'altra, per poter aiutare, per indirizzare nei prossimi anni. Certo, la vedremo, magari non la vedrò io, ma questo a me non interessa, quando è che si facciano le cose.
Io la ringrazio infinitamente, lei è stato molto chiaro, i nostri video ascoltatori sicuramente saranno stimolati da queste parole, noi ringraziamo e soprattutto ringraziamo la sede della Stampa Estera, i nostri meravigliosi 5 chef e naturalmente una proa. Grazie.